Da un lato si voleva liberare l'Istria da tutte le impurità cosiddette italiane, perché rovinavano la purezza della loro razza. Dall'altro lato, però, poiché hanno visto che andavano via tutti, e vedevano che le amministrazioni si svuotavano dei tecnici, e allora impedivano a molti di venire in Italia perché sennò le loro officine, i loro cantieri, le loro centrali elettriche restavano senza operai, allora non volevano che partissero. Il trattato di pace ha detto che gli istriani che il 10 giugno del 40 risiedevano in Istria ed erano cittadini italiani potevano optare per conservare la cittadinanza italiana e se la loro lingua d'uso era l'italiano andavano in Italia. Se non che la Jugoslavia si è visto che andavano via tutti e allora l'Italia purtroppo ha lasciato il giudizio su queste opzioni agli slavi, i quali dicevano, hanno respinto l'opzione anche la mia, io lo slavo, il croato, lo conosco ma pochissimo, lo conoscerò forse 500 parole, però siccome non mi volevano bene per altre ragioni e volevano castigarmi, e hanno respinto l'opzione a circa 15.000 persone che avevano diritto di venire in Italia, che sono rimaste lì cittadini jugoslavi e allora per venire in Italia hanno adottato la fuga clandestina attraverso la frontiera oppure attraverso le barchette a remi. Lei si immagina, della mia isola sono partita gente a remi e Luzzatto Fegis, il fondatore della Doxa, con altre 13 persone, fra le quali un professore d'università, Giuseppe Martinoli, che è stato professore di botanica all'Università anche di Roma, sono scappati via con una barchetta a remi, con una bussola da tasca, perché le autorità jugoslave non permettevano loro di fuggire. Lo scorso mese hanno inaugurato nel cimitero di Lussinpiccolo una lapide dove dice che queste quattro persone sono state trucidate, siamo in un cimitero croato, trucidate barbaramente per aver voluto raggiungere la libertà nella patria Italia. Che era successo? Nel 1956 volevano venire in Italia perché si sentivano italiani. Le autorità jugoslave non permettevano loro. Allora si sono messi d'accordo, erano in tre giovanotti, con un vecchio che aveva una barchetta. Sono andati in una località chiamata Lischi per partire. Se non che la polizia li sorprende, li ammazza, li uccide, li lega nella barca e affonda la barca con delle grosse pietre. Un nuotatore subacqueo tedesco, 2 anni fa, nuotando, ha visto lo scafo della barca in fondo al mare e dallo scafo che uscivano delle ossa umane. Le hanno tirate fuori, erano le ossa di questi quattro che avevano tentato la fuga inutilmente. Le famiglie che stanno di là aspettavano ancora una cartolina dall'Australia, dall'America, ma perché questo mio figlio non mi scrive, eccetera. E stava lì a pochi passi in fondo al mare. Addirittura una sera, con una barca, vogliono scappare. Allora fingono una pesca. La pesca si fa con le reti, i lumi. Sì, le lampare, caricano le lampare e vanno verso il largo. La polizia li ferma, dove andate? Andiamo a pescare. Ah, va bene, d'accordo. Quelli vanno lontano verso il mare dell'Adriatico. Quando sono lontano è buio, legano le lampare su dei tavoloni, li lasciano galleggiare sull'acqua e loro a remi a tutta forza via verso l'Italia. La polizia guarda le lampare, vede che lampeggiano. E invece la mattina dopo hanno trovato le lampare senza i pescatori. Questi arrivano a Pesaro. Fra di loro c'era anche un mio cognato, Oscar Piccini. E arrivano a Pesaro, si presentano alla polizia. Siamo scappati, felici, contenti, in carcere. Voi siete degli apolidi che sono scappati dalla loro patria. Io sono andato a Pesaro a trovare mio cognato e questi miei amici e sono andato a trovarli in carcere, perché erano stati incarcerati dall'Italia, perché era già previsto che una fuga clandestina così veniva punita con 6 mesi di carcere di là. E sono stati puniti. La moglie di mio cognato,
Nives, che vive oggi a Ancona, ha cercato di raggiungere in seguito il marito. Non riuscivamo in nessuna maniera. Ci siamo messi d'accordo con dei contrabbandieri di Ancona. Abbiamo pagato nell'anno 60 350.000 lire. I contrabbandieri sono andati, se non che era un vento di bora molto forte, li ha portati in un porticciolo. Qui la polizia li ha fermati. Che fate? Siamo venuti a pescare, ma non avete le reti. Allora, piuttosto che per non essere castigati forte, siamo venuti a portare via questa signora con la fotografia. Era mia sorella. Mia sorella era andata sulla punta dell'Istria ad aspettare sugli scogli i contrabbandieri col suo bambino. Dopo 8 giorni è ritornata, trovata la polizia, ha avuto 6 mesi di carcere. Poi io sono andato al Ministero degli Esteri nostro, che era Palazzo Chigi allora, era Pella Ministro degli Esteri, per dire l'accoglienza che si è fatta in Italia. Sono andato all'ufficio competente, senza farmi raccomandare da nessuno, con un pacco di lettere di mia sorella, per dimostrare che mia sorella era di lingua italiana, che pertanto la sua opzione doveva essere accolta ed è stata abusivamente respinta. Il funzionario mi ha fatto aspettare 1 ora e mezza, finché io all'usciere ho tirato fuori una medaglietta di invalido di guerra, perché quando stavo con gli americani ho avuto una mitragliata. E ho detto all'usciere: dica al funzionario che c'è questo vecchio frate che non sta tanto bene. Il funzionario è venuto fuori: aspetti ancora una mezz'ora perché non ho tempo, la gente passava, veniva, eccetera. Dopo viene fuori e in mezzo al corridoio mi dice: lei che cosa vuole? Vorrei parlare e esporre il caso di mia sorella. Non ho tempo, mi dica qua, al piede. Allora mi sono sentito italiano, dico: senta, io sono un italiano. Sono anche un ex combattente, come lei vede. Non credevo di essere trattato in questa maniera, ma ho gridato forte, tanto che ho visto una 15ina di teste affacciarsi sulle porte degli studi di Palazzo Chigi, eccetera. Non voglio parlare con lei, sono andato a parlare col capo gabinetto, il capo gabinetto mi ha portato da Pella. Pella ha telefonato a Belgrado all'ambasciatore Guidotti, 15 giorni dopo mia sorella era lì. Però ho dovuto fare questa manovra antipatica per ottenere comprensione dal mio governo. Ma basta, basta.